Onorevole Pastorelli, mi dica. Accetta una riformulazione. La accetta? Sì. Bene. Allora, andiamo con gli ordini del giorno. Vico accolto, Mongello accolto, Valiante accolto, Vargiu accolto, va bene? Ok. Benedetti, c'è una proposta di riformulazione, va bene? Ok. Businarolo, riformulazione. Parla Agostinelli. Onorevole Agostinelli, prego. Grazie Presidente, accogliamo la riformulazione, però vorrei depositare il mio intervento esplicativo in ordine appunto all'ordine del giorno, lo deposito. Diciamo che lei deposita le motivazioni per cui accetta la riformulazione. Esatto. Bene. Grazie. Va bene. Vignaroli favorevole, Terzoni favorevole, Gallinella favorevole, Gagnarli favorevole, Bernini prego. Sì, grazie Presidente, io veramente non comprendo questa riformulazione a valutare l'opportunità di. Allora, nell'articolo 7, quando si parla appunto di vietare l'immissione di cinghiali, leggo testualmente, quindi le regioni e le province provvedono all'individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette e con zone caratterizzate da localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tra parentesi sus scrofa. La dicitura, il testo così com'è formulato, è assolutamente impreciso. Per questo io ho presentato l'ordine del giorno, per fare chiarezza. Quindi diciamo questo ordine del giorno va nella direzione di aiutare il governo ad una maggiore puntualizzazione. Perché, come dicevo durante la mia dichiarazione di voto dell'articolo 7, scrivere tra parentesi sus scrofa vuol dire tutto e vuol dire niente. Alla specie sus scrofa appartiene anche la sottospecie del maiale domestico, del suino che noi comunemente alleviamo. Ed era per questo che io avevo presentato questo impegno, che mi sembrava essere di assoluto.